Allora, riprendiamo il nostro seminario del Cantiere, Associazione di Cultura Politica, sulla riforma della legge elettorale. Dicevamo all'inizio, il primo intervento della seconda parte è quello del professor Fabio Verna, che è presidente onorario del Cantiere. Io ringrazio gli amici del Cantiere di avermi affidato l'apertura dei lavori della seconda fase di questo seminario, anche perché mi hanno affidato un compito che ritengo estremamente di responsabilità. Il Cantiere ha istituito già da tempo una commissione di studio, che è diventata poi commissione permanente, per monitorare costantemente sia l'andamento della legge elettorale, sia i sistemi elettorali, e chiaramente è un lavoro che è stato svolto da giuristi, economisti, sociologi, politologi e che hanno dato un contributo per poter valutare tutti quanti assieme cosa sta accadendo e che cosa auspichiamo che possa accadere. Io vorrei dividere in due fasi questo mio intervento. Uno, la prima brevissima, che è il motivo sottostante per cui il nostro Paese oggi si trova in questa necessità di una reale riforma elettorale. Il secondo è quella che è la proposta che il Cantiere, con tutta l'Assemblea del Cantiere chiaramente, ma in particolare con la Commissione di studio che ha lavorato a tempo pieno e già da tempo su questa vicenda, vuole sottoporre sia al seminario di oggi, sia tramite gli amici di Radio Radicale, di TV Libera, delle altre televisioni private che ci stanno seguendo, ma poi sicuramente della rete, che è grande strumento di divulgazione delle attività del Cantiere. Ma soprattutto perché l'opinione pubblica deve avere costantemente il focus su questo problema. L'uninominale maggioritario non deve essere dimenticato, anche se in questo momento gli accordi di palazzo fanno presupporre che possa accadere qualcosa di diverso. Torno brevissimamente indietro di circa 70 anni, anni 46-48, costituente, i nostri rappresentanti, i padri della Costituzione, devono fare una serie di leggi e devono mettere in campo la Costituzione italiana che purtroppo, mi piange il cuore a dirlo, a mio modesto avviso è una Costituzione illiberale. O come in diverse occasioni ho sentito dire da costituzionalisti di grande fama, è una Costituzione a paletti stretti. Perché? Intanto perché ha 148 articoli, la Costituzione americana ne ha 13, già questo vi dà una dimensione. Poi perché lo Stato italiano nasce come Stato accentratore, con il cittadino che deve essere in qualche modo persona che serve, che accorre in funzione dello Stato, mentre nel concetto liberale noi immaginiamo il cittadino al centro dell'attenzione che riceve dallo Stato beni e servizi. Perché il cittadino, come singolo, come individuo, che forma una collettività e per cui che deve essere riconosciuto nel suo essere umano, essere individuo, nei suoi diritti privati e anche poi in quelli pubblici. In quel momento i padri costituenti si trovano ancora con i carri armati americani in casa. L'ex dittatore dell'ex Jugoslavia, generale Tito, che premeva. Avevamo perso l'Istria, volevano annettersi Trieste. Purtroppo c'erano molte troppe armi in circolazione ancora nel nostro paese. Uscivamo dall'esperienza del ventennio fascista, per cui c'erano dei momenti particolari. Sicuramente bisognava dare voci a tutti quelli che erano stati i componenti dell'avventizia repubblica che nasceva in quel periodo. E chiaramente questa Costituzione ha preso in esame una valanga di possibilità, fra cui la legge elettorale. Io sono molto fiero di aver maturato tanti anni di esperienza nel mondo einaudiano e vorrei ricordare che il primo Presidente della Repubblica eletto come viene eletto oggi, cioè dalle Camere, è stato Luigi Einaudi. Luigi Einaudi è stato un forte promotore, un forte promulgatore dell'uninominale e addirittura lui ha sempre puntato a collegi uninominali piccoli. Perché tutto questo?
Noi stiamo assistendo non solo alla disaffezione della politica, alla disillusione del cittadino, stiamo assistendo a una sorta di rivoluzione, per fortuna non armata. Il grande successo del Movimento 5 Stelle non è un successo propositivo, è un successo antisistema, antipalazzo. Il Movimento dei Forconi, le associazioni che nascono, perché il cantiere è soltanto una delle tantissime associazioni che stanno nascendo, che dove il cittadino vuole ritrovarsi, riconoscersi, perché non trova più un dialogo con l'istituzione, con lo Stato, che è sempre più chiuso dentro il palazzo. Einaudi propose, avrebbe voluto, questi collegi uninominali piccoli, dove l'eletto poteva avere un rapporto diretto con l'elettore. Infatti noi parliamo molto di Parlamento e territorio, di rappresentanza del territorio, perché l'eletto che viene in qualche modo investito dai suoi concittadini, un po' la figura del sindaco se vogliamo fare un esempio molto semplicistico, è comunque colui che può essere poi censito dallo stesso, o censurato, perdonatemi, è un lapsus, può essere censurato dai suoi elettori, perché il cittadino riconosce il parlamentare, lo incontra, sa dove abita, sa come vive, si rende conto se il suo modo di fare politica poi attiene a quello che è il mandato elettorale, la promozione della sua campagna, tutta una serie di cose che sicuramente avvicinano il cittadino al sistema partitocratico. Io non sono contrario al partito nella sua entità, io sono in contrario al partito che si autoalimenta del suo potere. Il partito è un luogo di incontro, io non sto parlando di partiti di destra, di sinistra, il partito, il sistema partitocratico è un punto dove le persone si incontrano, dove dialogano insieme. Non peraltro il nostro partner, il professor Luigi Marconi, che ha aperto i lavori, insegnandoci un metodo di pensiero comune, ci ha proposto un modo di dialogo che in Italia, che siamo tutti molto individualisti, noi siamo tutti quanti in qualche modo i capetti del nostro piccolo quartierino, non peraltro abbiamo 8200 comuni, e invece quando si fanno le grandi riforme non si possono mai fare contro qualcuno, ma bisogna farle con qualcuno, possibilmente con tutti. L'onorevole Giachetti, che è andato via poco fa, dice: però io posso tenere in conto il piccolo partito, ma non mi posso far vincolare dal piccolo partito, perché anche questa è una realtà, e qui bisogna far sì che si sposino più idee. Chi viene dal piccolo partito deve trovare una coalizione più grande, deve trovare un altro modo di essere rappresentato, però sicuramente bisogna consentire a un paese, soprattutto in un momento di crisi economica come questa, che vi sia un'ampia governabilità. Queste sono le motivazioni per cui serve all'Italia una profonda riforma elettorale. Serve all'Italia per sentirci italiani, serve all'Italia per scoraggiare i furbetti del quartierino, serve all'Italia perché il malaffare deve essere in qualche modo tacitato. Cicerone, in una sua famosissima arringa in Senato, sto parlando del 76 a.C., diceva le stesse cose che sto dicendo io, chiaramente mutatis mutandi, parlava del malaffare, del debito pubblico, della corruzione, del problema della disoccupazione, tutti i regionari che tornavano a Roma e dopo aver stati in guerra non trovavano più il posto di lavoro. Possibile che non riusciamo a rendere questo paese, che è un paese meraviglioso, un paese dove è anche migliore vivere, dove la qualità della vita è migliore? Io ritengo, ma lo ritiene il cantiere e sono in questo momento portavoce, che un sistema maggioritario avvicini il cittadino all'eletto, faccia sì che l'eletto si senta responsabilizzato, e questa è una cosa importantissima, faccia sì, e questo è un altro aspetto che secondo me è prioritario, che il cittadino possa dialogare anche fisicamente, anche personalmente. Ennio Flaiano, che è sicuramente un uomo di vastissima cultura, quando vide, parlo delle trasmissioni Rai di metà degli anni 50, i primi telegiornali, le prime tribune elettorali, cioè, è finita la democrazia. Oramai siamo passati alla videocrazia, in questo momento stiamo passando alla democrazia della rete. Gli esseri umani hanno una valenza fondamentale. Devono incontrarsi, devono dialogare, devono rendersi conto dei problemi gli uni degli altri. Il maggioritario avvicina sicuramente il cittadino alle istituzioni.
Veniamo all'applicazione di questo maggioritario, perché ne abbiamo parlato, c'è chi ne parla bene, c'è chi ne parla male, ma questo è giusto, questo fa parte del dialogo, questo fa parte dell'intelligenza collettiva, perché questo arricchisce, deve far sì che ciascuno di noi prenda dall'altro qualcosa che lo esalti, lo migliori. Si può comprendere un errore, io sono un uomo che sbaglia frequentemente, spero di non rifare lo stesso errore. Questi sono i passaggi del maggioritario. Abbiamo visto che il proporzionale in qualche modo è fallito, abbiamo un elenco lunghissimo, chiaramente nella nostra cartellina, gli amici di Radio Radicale non la possono vedere, ci sono tutti i passaggi della Prima Repubblica, tutta una serie di grossi personaggi. Don Luigi Sturzo, che nasceva, chiaramente, grandissimo esponente della Democrazia Cristiana, nasceva proporzionalista, vive un'esperienza importante negli Stati Uniti a New York, torna in Italia, cioè forse stiamo sbagliando, forse gli americani riescono a governare in maniera un pochino più efficace. Veniamo al metodo, dopo questo cappello del perché. Allora, Einaudi ha dato questo suggerimento, collegi uninominali piccoli. Vogliamo essere alfanumerici, io faccio l'economista, non faccio il costituzionalista, per cui vado sui numeri. Abbiamo 630 parlamentari alla Camera. Vogliamo abrogare il 25%, ma perché vi ricordo il 25%? Perché la quota proporzionale è del 25%. Avremmo in Italia 417 collegi. Già avremmo un primo risparmio dei costi della politica. Questo mi sembra un passaggio abbastanza significativo, ma non perché chi lavora in Parlamento faccia qualcosa che non va, è perché chi lavora in Parlamento non deve essere chiuso soltanto nel Parlamento, non deve solo passeggiare per il transatlantico, deve andare a incontrare i suoi elettori, capire cosa sono i problemi della gente, vivere la fabbrica in crisi, vivere il problema dell'ospedale che non riesce a dare un servizio, vivere un problema di viabilità. Solo a quel punto se ne può fare carico e può tentare con il potere che giustamente deve gestire, perché poi l'esercizio del potere è qualcosa che deve anche esistere, deve essere un potere che non schiaccia, deve essere un potere che protegge, un potere che apporta servizi, non un potere che si autoalimenta del potere stesso. Sempre andando al metodo, un passaggio fondamentale che come cantiere auspichiamo fortemente, ma se ne è parlato, ne hanno parlato relatori più autorevoli prima di me, sono il sistema del momento preelettorale per la scelta dei candidati. Se no ci ritroviamo ad avere dei collegi bloccati come è stato negli anni 90. Ricordiamoci che quando abbiamo avuto i referendum voluti da Mariotto Segni, l'80% degli italiani scelse di abrogare il sistema proporzionale per andare al sistema maggioritario. Il sistema ha funzionato in un certo qual modo, ma nasceva zoppo. Perché? Perché è vero sì che si votava l'uninominale, si votava per cui il candidato di una coalizione che andava contro il candidato dell'altra coalizione. Il problema è che questi candidati venivano scelti dalle segreterie politiche, per cui c'erano i cosiddetti collegi blindati. Mentre noi riteniamo che debba essere la base, l'elettorato, a poter scegliere il proprio candidato. Per cui riteniamo che per avere un maggioritario sano, autentico, funzionale e che risponda alle esigenze del rapporto cittadino e istituzioni, bisogna prima mettere le primarie. Ovvero sia, nell'ambito dei collegi, i cittadini scelgono fra di loro persone che li possono rappresentare, anche perché scelti dai partiti, anche in sintonia con i partiti, ma persone con cui c'è un dialogo, persone che si conoscono, che si identificano, persone che vanno fra la gente a conquistarsi voto per voto la stima dei singoli elettori. Questo è il sistema che noi vorremmo in qualche modo far nascere, far attuare nel nostro paese. Ricordo che c'è stato un referendum che ha dato dei risultati in qualche modo bulgari, perché è difficile in Italia avere grandi successi. Ricordiamoci che ci sono coalizioni che vanno a governare col 30, col 35%, con accordi di non belligeranza, con situazioni, adesso siamo nelle larghe intese. Per cui sistema maggioritario con le primarie a monte. Un altro passaggio fondamentale, la Costituzione nacque, appunto, ritorno al 46-48, con un sistema definito bicameralismo perfetto. Io credo che questo bicameralismo non sia tanto perfetto. La doppia lettura delle leggi, che deve essere garanzia
della buona efficacia di una legge, a volte si arrivava a una terza lettura della legge. Oggi sappiamo che le leggi le fanno non tanto l'Aula ma le singole commissioni, vanno in Aula soltanto con una sorta di ratifica. Non voglio togliere nulla al lavoro dei parlamentari, ma il vero lavoro di ossatura di una legge, il vero confronto, la formazione del testo accade nelle commissioni. Allora, perché questo bicameralismo perfetto? Lacci, lacciuoli, possibili veti incrociati, possibilità di modificare anche solo per poche parole un testo di legge, rallenta una situazione nel nostro paese dove la burocrazia purtroppo è imperante. Di leggi ne abbiamo sin troppe, dovremmo averne forse di meno. Cosa fare del Senato? Io credo che una proposta sana, questo è un mio, un Fabio pensiero, non è necessariamente un pensiero del cantiere, possa essere quello di tramutare il Senato della Repubblica in una Camera consultiva e non in una Camera legislativa. Camera consultiva dove i senatori devono avere il senso dell'onore, il senso dell'etica di prestare il loro contributo, non devono più avere un ruolo senatoriale con tutte le prebende, con tutti gli oneri, ma che possono essere scelti dalla società civile, perché uomini di vasta cultura, rettori universitari, presidenti di regione, anche sindaci che hanno sviluppato delle realtà importantissime, industriali di successo, uomini che vengono dalla Confindustria, dal CNR, persone che vivono il mondo della politica non tanto come azione di governo, come azione legislativa, ma come rappresentanti reali della società civile. Un elemento di valenza, un abbattimento del... Ma chi lo nominerebbe? Siamo qui, grazie, l'onorevole Martelli, la sua grande esperienza, chiaramente, l'ex ministro Guardia Sigilli, ha detto, posto subito una questione importante, chi nominerebbe questo Senato? Chiaramente oggi abbiamo riunito un seminario, abbiamo invitato appunto l'amico Martelli, ma c'è qui il senatore Della Vedova, che probabilmente si saranno drizzati i capelli in testa in questo momento, ma non c'è osticità, c'era l'onorevole Giachetti sino a pochi minuti fa, ci sono tutta una serie di persone di grandissima capacità che io vedo intorno a me, gli amici della Radio Radicale non li possono vedere, ma veramente li apprezzerebbero uno per uno. Siamo qui per trovare queste soluzioni, siamo qui perché io non sono un costituzionalista, sono un cittadino, sono prestato con gli amici del cantiere, rivendico una storia di lavoro di 37-38 anni, rivendico tutta una serie di incarichi, ma non politici, di uomo del mondo del lavoro. E vorrei che il lavoro in Italia fosse una priorità, vorrei che il lavoro non venisse considerato come qualcosa che si possa risolvere a colpi di decreto legge, perché purtroppo le leggi non creano posti di lavoro, sono le imprese che eventualmente possono crearne. Ho sposato la tesi dell'amico Marconi, perché il dialogo comune, una leadership comune, un impegno che veda coagire più pensieri e per cui arricchendo del miglior pensiero di ciascuno, credo che possa essere vincente. Ho sposato la causa dell'amico Pierpaolo Segneri, che sta dando l'anima da anni al cantiere, alla nascita del cantiere, alle potenzialità del cantiere, che ha saputo assommare veramente, tranne me, lì si è sbagliato, ma nessuno è perfetto, tante intelligenze di grande valore. Per cui la domanda dell'onorevole Martelli è fondamentale. Io anzi credo che adesso io sono qui ad aprire un dibattito, non sono qui a fare l'esperto di esattamente. Ci abbiamo un noto costituzionalista, ma abbiamo altri professori universitari molto più qualificati di me, per cui questo è il motivo per cui noi siamo qui oggi, trovare delle soluzioni proponibili a questo sistema. E oggi come oggi io posso immaginare, ma è un Fabio pensiero, posso immaginare di individuare, perché ci sono delle personalità che possiamo riconoscere come alte e nobili a prescindere dal successo della partitocrazia. Quando ci fu la Costituente, quelli che andarono a fare i deputati della Costituente non erano eletti, sono stati in qualche modo scelti da quello che è stato il momento sociale, eravamo post belli, che uscivamo dalla guerra, e per cui chiaramente tutta una serie di realtà, provenienza da precedenti partiti politici eccetera, chiaramente tutto questo ha creato la possibilità di vedere arrivare queste persone a Montecitorio a formare l'ossatura della Repubblica, a formare quelle regole che poi ha fatto sì che ci fossero delle elezioni, per cui ci fosse la partenza democratica del paese. Io non voglio dilungarmi, io volevo aprire una problematica e l'amico Martelli qui vicino a me mi ha colto al volo e mi ha preso impreparato, ma mi ha preso impreparato perché il quesito non è facile. Non è facile ed è una risposta. Il sindaco di Firenze, neoeletto segretario del Partito Democratico, Renzi, parla anche di questo, anche lui ha posto questo tipo di
possibilità. Non so se Renzi ha compiato il cantiere o il cantiere ha compiato Renzi. Io credo che quando le persone si impegnano su un tema, lavorano, l'intelligenza condivisa, magari collettiva, si può maturare anche a distanza. Non è detto che una persona ha un buon pensiero solo in un'aula del Parlamento o in università o in Confindustria. Le persone intelligenti molto spesso hanno confluenza di pensiero, questo mi piacerebbe immaginare. Per cui noi siamo qui a trovare queste risposte. Voglio ribadire, e poi mi fermo perché l'ho detto 100 volte, che chiaramente maggioritario uninominale è una risposta per far sì che i cittadini italiani, che oramai sono stanchi, disillusi, feriti, disinnamorati dalla politica, ritrovano la voglia di confrontarsi con la politica. La politica deve tutelare il cittadino, la politica la rappresentiamo tutti e non soltanto deputati e senatori. Ogni cittadino fa parte della polis, per cui ciascuno di noi deve fare politica, fa politica anche non volendola fare, paradossalmente. Io vi ringrazio per il tempo che mi avete dedicato e spero adesso farò una riflessione su cosa si possa fare per trovare, e spero anzi che l'amico Martelli, che ha un'esperienza politica molto più vasta, certo, abbiamo un noto costituzionalista, allora come possiamo immaginare, e questa è la mia domanda provocatoria, bravo, come possiamo immaginare che un Senato che ha un ruolo fondamentale, che deve comunque sussistere nel Paese, ma che non deve costare così tanto al Paese, ma che non deve rallentare lo svolgimento degli iter legislativi, bensì supportarlo, allora un parlamentare della Camera, un deputato può avere in Senato, può trovare in Senato quell'intelligenza alta e nobile, quelle competenze di altissimo livello, scevre da uno stipendio, scevre da un potere legislativo, scevre da un potere di veto, per cui che possono fornire cultura, professionalità, scienza, tecnologia, gli americani direbbero know-how, ma noi siamo a Roma, e per cui spero che questo possa essere il tema del dibattito che andiamo adesso ad aprire. Giusto.